spazi, per questo ti ho tagliato la parola, perché c'è anche l'onorevole Zaccarini che deve andare a piedi, va piedi con Simone, perciò a proposito di gente, io non ho incontrato, ho girato tutta l'Italia facendo convegni e conferenze, parlando dell'ideologia gender, non ho incontrato nessuno, compreso quelli che mi contestavo in aula, che abbia letto il documento dell'OMS, cioè lo standard educativo rilasciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Ufficio Europeo. Nessuno conosce le matrici e tutti parlano di gender. Io devo criticare Simone perché il peggiore nemico in questo momento storico è l'ignoranza, e anche in questa occasione dei vaccini ci ritroviamo con l'ignoranza, perciò allora facciamo informazione scientifica, giuridicamente corretta, e io ho già la promessa dell'onorevole Zaccarini che farà l'interrogazione sugli ordini dei medici che sono antiscientifici e dovrebbero rispondere al Ministero della Giustizia e al Ministero della Sanità, perché effettivamente loro non diffondono i dati che abbiamo sentito in questa occasione. No, aspetta, adesso... Noi incontriamo regolarmente tra i genitori che vogliono continuare a scambiarsi informazioni, accettati circa una volta ogni 15 giorni. Quindi, se è interessato, è un momento e anche se ci aggiornati sull'evoluzione di tutto questo. Dal vivo, non su WhatsApp e altro. Vabbè, dai uno riferimento in modo che la gente possa contattare. Il riferimento può essere il sito di Liberapolis, www.liberapolis.it. Grazie. Se ascoltava magari l'avvocato, forse capiva cosa le istituzioni potevano fare. Allora, adesso diamo la parola al nostro amico Carlo Mastropaola, che darà le indicazioni a voi genitori come comportarvi nei confronti della scuola e soprattutto della ASL. Perciò io pregherei di essere sintetico, perché c'è anche Orazio Fernani che deve aggiungere qualche riflessione, e poi magari dopo diamo la parola al pubblico, e anche la dottoressa qui presente avrà modo di esprimersi
Marino, può già anche il dottor Marino che deve fare un intervento suo, perciò non si preoccupi, riusciremo a dare ogni tipo di risposta, perché avete visto i nostri relatori sono di un altissimo livello e hanno delle... A parte l'onorevole Zaccagnini che se n'è andato. Purtroppo abbiamo iniziato con un po' di ritardo, forse se avessimo iniziato puntuali oggi potremmo ancora discutere tutti insieme. No, c'è qualcuno che dirige il computer? Sì. Ah vabbè, ok. Qui c'è il gas. Fatto. Pronto? Ok, sentite. Buonasera. Sono troppo vicino a te. Sì, buonasera. Allora, ho poco tempo, quindi il mio intervento non potrà che essere così marginale. Possiamo iniziare subito con la prima slide e vedere la popolazione interessata da questo intervento legislativo. Minori da 0 a 16 anni, ce lo specifica la circolare ministeriale attuativa di questo decreto, che i 16 anni devono essere intesi 16 anni e 364 giorni, soggetti che rientrano nello spettro dell'obbligo vaccinale. Poi ci sono una categoria di recente introduzione che sono i minori stranieri non accompagnati, i quali all'ingresso del territorio italiano entrano nel Servizio Sanitario Nazionale e quindi vengono assoggettati anch'essi a questo obbligo, anch'essi nello scenario da 0 a 16 anni. Oltre a quelli che sono i soggetti obbligati alle vaccinazioni, abbiamo dei soggetti anch'essi di nuova introduzione che possiamo definire non obbligati ma sotto una lente di ingrandimento, e sono queste categorie qui: operatori scolastici, sanitari e sociosanitari, i quali entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto dovranno presentare un'autocertificazione e dichiarare qual è il loro stato vaccinale sia all'ente di appartenenza, quindi alle scuole e alle ASL. Possiamo andare avanti. Allora, poi la norma chiaramente, come sapete, prevede anche delle vaccinazioni non obbligatorie e quindi fortemente consigliate, dice la norma, che sono queste: meningococcica B e C, pneumococcica e rotavirus. L'anomalia, la stranezza di questo consiglio è che la norma non li consiglia più per gli stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale. Non sono riuscito a darmi una spiegazione di questo voto, però la lasciamo così, la prendiamo con dogmatismo. Allora, vediamo a un tema che può interessare una parte dei presenti, cioè la possibilità di essere esonerati dall'obbligo vaccinale. Sono due le cause di esonero dall'obbligo vaccinale. Una è l'immunizzazione naturale, ovvero il fatto che il minore abbia contratto una malattia naturale per cui abbia sviluppato gli anticorpi. E come si interloquisce, come si porta a conoscenza dell'ASL di questa immunità naturale? O con questo sistema un po' antiquato, che è quello della notifica del medico curante, per cui il medico curante fa una notifica all'ASL e ne prende atto ufficialmente, oppure di introduzione, diciamo anche scientificamente più recente, è l'analisi serologica del titolo anticorpale, che sostanzialmente su questo tema la legge non dice nulla. La circolare cerca di glissare molto su questo aspetto, perché pone due anomalie. Una è quella di dire che questo intervento è a cure e spese dei genitori che vorranno fare questo accertamento, e questa già è una falsa indicazione, in quanto c'è un codice esenzione che si chiama P03 che consente l'esenzione per questo tipo di indagine. Di conseguenza, chi volesse usufruirne, chiaramente se lo appunti, perché potrebbe essere interessante. Interessante perché? Perché l'immunità naturale consente di richiedere l'adempimento vaccinale tramite la somministrazione di vaccini monocomponenti o combinati, laddove il combinato non preveda chiaramente la vaccinazione per il quale si è già immuni. Perché è un vantaggio chiedere questo? Ve lo dico subito, perché dice la circolare attuativa al momento della redazione, cioè la nota 2 della circolare attuativa, dice
al momento della redazione di questo documento in Italia non sono autorizzati i monocomponenti per una serie di vaccini. E che sono? E sono difterite, pertosse, morbillo, rosolia e parotite. Quindi ci si mette tranquillamente in attesa, ovvero sono immune e quindi attendo il monocomponente, non sono tenuto a fare l'esavalente o porto collo. E poi dice la norma con una terminologia molto sibillina, nei limiti della disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale del monocomponente, ma questo va letto in termini positivi, ovvero genitore io aspetto, non è che se non ce l'hai me lo somministri. Possiamo andare avanti. L'altro tema che consente l'esonero è quello della immunità, è quello della possiamo anche andare avanti perché abbiamo già toccato questo tema, è quello dell'accertamento del pericolo per la salute, ovvero il tema che c'ha sostanzialmente, quindi la reazione avversa, e che appunto la somministrazione del vaccino possa comportare una problematica di carattere salutare per il bambino. Qual è il riferimento, dove lo leggo, come faccio a sapere se sono a rischio per questo? Ce lo dice la NOA, ce lo dice la circolare, dobbiamo fare riferimento alla guida, alle controindicazioni, edizione 2009 di la circolare, io ho trovato quella del 2013 nel sito del Ministero, è un documento molto complesso, comunque potrete trovare delle indicazioni importanti. L'AIFA comunque comunicherà annualmente sul proprio sito, attualmente ancora non l'ha fatto, la disponibilità dei monocomponenti. Allora, possiamo andare avanti, questo non ci interessa. Allora, veniamo al tema della omissione vaccinale. Che cosa succede se io, scaduti i termini, non vaccino? Allora, vengo convocato informalmente dall'ASL. Informalmente intendo le modalità con cui vengo convocato, quindi con una telefonata oppure con una raccomandata semplice. Se non rispondo a questi richiami, vengo convocato con una raccomandata ufficiale, quindi con ricevuta di ritorno. Vado all'incontro con l'ASL, la quale mi contesterà che sono fuori adempimento dall'obbligo vaccinale. Quindi mi fa una contestazione e mi assegnerà un termine entro il quale adempiere. Questo termine non è definito, sarà a discrezione delle ASL. Se il genitore non adempie a questo termine, scade il termine che minimamente scade, vi sarà l'applicazione della sanzione. La sanzione è prevista da un minimo massimo di 300 a 500 euro, forse è l'unico aspetto positivo che nell'iter parlamentare di conversione c'è stata una riduzione sostanziale, perché nel massimo nel decreto legge si perdevano 7.500 euro. Dato che ho pochissimo tempo, le domande le possiamo. E quindi una curiosità, vi ricordo, il 50% del ricavato di coloro che verseranno le sanzioni verrà destinato ad opere e interventi di sensibilizzazione alla vaccinazione e alla cultura vaccinale. Allora, vediamo che cosa fare, il tema è di stretta attualità perché il termine scadrà soprattutto per la fascia debole, ovvero mi riferisco ai minori da 0 a 6 anni, i quali poi sono quelli più esposti al problema scolastico. Che cosa fare con la scuola e con la ASL? Allora, entro l'11 settembre, quindi entro lunedì, mi riferisco in particolare appunto alla scuola dell'infanzia, i genitori dovranno adempiere a uno di questi punti, ovvero portare il libretto vaccinale attestante le vaccinazioni, la corretta vaccinazione o l'esonero clinicamente accertato, quindi non posso fare le vaccinazioni perché sono un soggetto allergico, sono un soggetto che ha avuto già degli eventi morbosi a seguito della vaccinazione, l'omissione, il differimento, che sono altri elementi che devono essere clinicamente comunque accertati per poter essere assunti come l'esenzione dell'obbligo vaccinale, oppure presentare una richiesta di appuntamento all'ASL, ovvero il genitore comunica alla scuola che il bambino non è in regola con le vaccinazioni, ma ha preso impegno con l'ASL, ha preso un appuntamento per eseguire le vaccinazioni. Oppure, terza e ultima ipotesi, è quella che il genitore che è in regola con le vaccinazioni può autocertificare il fatto di aver fatto tutte le somministrazioni e quindi viene beneficiato di un termine più agevole, quindi entro il 10 marzo del 2018 dovrà comunque esibire gli attestati, la documentazione ufficiale che attesta l'eseguita vaccinazione.
Allora, che cosa succede appunto se non ottempero a questi obblighi? Ho messo la presentazione della documentazione, nel termine il dirigente scolastico entra entro 10 giorni, comunica alle ASL che il, uno o più bambini non sono in regola con questi adempimenti. Di conseguenza l'ASL, come vi avevo detto prima, provvederà ad un invito prima informale e poi formale, a seguito del quale poi, se il genitore rimarrà ancora refrattario, applicherà la sanzione. Prego, prego, possiamo andare avanti. No, è bloccato forse il computer, ma non sono 23 le slide. Ok, allora, qual è la natura dell'omissione vaccinale? Che cosa comporta materialmente ai fini della scuola? Perché dicevo, per lo scenario da 0 a 6 anni, che è quello della fascia debole, dice la norma, costituisce requisito di accesso al servizio scolastico. La circolare aggiusta il tiro e dice rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo, però attenzione, devo fare una postilla, la circolare ministeriale è un atto esplicativo interno degli enti e non ha, ed è privo di forza normativa, di conseguenza quello che fa fede e farà fede nei contenziosi sarà solo semplicemente costituisce requisito di accesso. Di conseguenza che cosa significa? Che cosa stanno minacciando i dirigenti scolastici? Che chi non è in regola con le vaccinazioni sostanzialmente verrà escluso dal servizio scolastico pur rimanendo iscritto alla scuola, anche perché l'iscrizione, si sono dimenticati di redigere la norma, chiaramente è stata già fatta per quantomeno l'anno scolastico 2017, già a gennaio del 2017. Di conseguenza ci si trova di fronte ad un ricatto fondamentalmente, perché la norma ti dice rimani iscritto, io ti espello, però se vaccini io ti riammetto. Ma vi allontanassi, se lo mollo viene qui. Ah. quindi questo, invece per quanto riguarda la popolazione 0-6 anni, per quanto riguarda la popolazione 7-16 anni, la norma ci dice non costituisce requisito di accesso né alla scuola né agli esami, quindi si riferimento chiaramente ai privatisti che ogni anno poi devono adeguarsi con un esame interno. E quindi che cosa significa questo? Che per la popolazione minorile 7-16 anni il problema è semplicemente sanzionatorio, nel senso che la scuola, se presento vaccino o non vaccino, presento o non presento la documentazione, sostanzialmente dal punto di vista della prosecuzione scolastica non c'è alcun problema, mentre potrò essere assoggettato a sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Prego. Per un anno o per tutti gli anni? Adesso una volta all'anno? Arriviamo. Ah, per la sanzione lì. Sì, ce l'abbiamo. Allora, questo la possiamo saltare, saltiamo un salto nel futuro 2019-2020, però comporta con sé un dramma sostanzialmente. Chiedo scusa, ritorniamo un attimo, ci perdo ancora un indietro. Sì, allora per i minori da 0 a 6 anni comporta la decadenza dell'iscrizione, anno scolastico 2019, vuol dire che il bambino non solo viene temporaneamente sospeso dalla frequentazione, ma addirittura viene revocata l'iscrizione. Quindi è tutto un tema ancora da esplorare, poi si vedrà. Comunque ho poco tempo, mi dicono un minuto, quindi, mentre per la popolazione 7-16 anni comunque il problema non costituirà, anche per il futuro la vaccinazione non costituirà problema per la frequentazione scolastica. Andiamo avanti. Allora, come si formano le scuole? Per chi ha esonero vaccinale, i bambini che sono esonerati vaccinali verranno inseriti in classi che presenteranno solamente bambini vaccinati, mentre, e sfatiamo un mito che ho sentito circolare chiaramente nelle chat, è quello che i dirigenti scolastici entro il 31 ottobre devono segnalare le classi che presentano più di due bambini al loro interno, non che sono previste massimo classi con due bambini al loro interno. Andiamo avanti, vediamo se ci sono tempi. Allora, chiaramente questo l'abbiamo detto. Allora, arriviamo qui, il regime sanzionatorio: ometto la vaccinazione, vengo invitato, omessa presentazione del genitore, vengo invitato formalmente, seguitemi, sembra complesso ma non lo è. Colloquio presso l'altro da parte dei genitori, o non vado al colloquio, o comunque vado al colloquio e ometto la vaccinazione, cosa succede? Viene il microfono alla mano. Ok.
Allora, cosa succede? Mi viene contestato l'inadempimento da parte dell'ASL, quindi mi viene notificato un atto ufficiale con il quale mi si fa la contestazione e mi viene dato un termine, dicevo prima, entro il quale devo adempiere. Se non adempio, che cosa succede? Mi viene applicata la sanzione da parte dell'ASL. Avverso la sanzione dell'ASL, così i genitori possono presentare entro 30 giorni dalla sua notifica, chiaramente parliamo di sempre atti che devono essere portati a conoscenza dei genitori, che cosa può fare, come si può difendere un genitore? Presentando una memoria difensiva ai sensi dell'articolo 18 della 689 dell'81, indirizzato al sindaco, il quale è autorità competente in materia sanitaria e il quale, prego, possiamo passare alla slide successiva, potrà due aspetti si potranno aprire: il sindaco accoglie il ricorso e annulla la sanzione, oppure il sindaco non accoglie il ricorso o il genitore non propone questa fase, diciamo, non contenziosa. Quindi che cosa seguirà? Seguirà la notifica di un'ordinanza ingiuntiva da parte però di questa volta della Regione, e con la quale verrà erogata materialmente la sanzione. Materialmente vuol dire che poi se non la pago andrà in riscossione coattiva, Equitalia, Agenzia delle Entrate. Quindi io entro 30 giorni dalla notifica di questo provvedimento potrò impugnare davanti al giudice di pace competente territorialmente. Chiaramente occhio ai termini e soprattutto occhio alla cassetta della posta, perché chi mi dice ma io non la ritiro, quindi il problema non c'è, no, attenzione, c'è la compiuta giacenza, poi quello che passa passa, il termine quando è andato non potete fare più niente. Si fa l'impugnazione davanti al giudice di pace perché è importante? Diciamo che se mi fanno una sanzione a 100 euro io posso dire ma io la pago, che faccio? Ne spendo 500 per andare all'avvocato? Chiaramente no. Perché è importante? Perché davanti alla sede giurisdizionale potranno per la prima volta i cittadini sollevare la questione di incostituzionalità dell'intera norma, okay? Oltre a tutte le contestazioni che potranno essere fatte riguardo alla sicurezza vaccinale, si potranno risollevare, come ha fatto la Regione Veneto, le questioni di incostituzionalità della legge. Per chi vuole le posso inviare. Per chi vuole le posso inviare. Mastro Paolo, e prima di mettere in contatto per ulteriore consulenza. Comunque il 16 settembre l'avvocato terrà sempre una relazione la mattina, perciò sicuramente gli sarà dato più spazio e potrà esaurire tutte le vostre riflessioni. Intanto ringraziamo di questo intervento straordinario, perché non era tutto. Sancito dalla legge 210 del 1992 o dalla legge 210.
1999 del 2005, che prevede i risarcimenti danni, va bene? Allora, se voi non create il nesso tra causa ed effetto, nessuno vi risarcerà mai. Perciò dovete denunciare i medici che non certificano, perché sono obbligati. Chiaro? Allora questa è la lotta che dobbiamo portare avanti. Dovete sfruttare i vostri diritti, perché lo stato di diritto non esiste più, perché la maggior parte dei genitori non viene riconosciuto. Perché se io denuncio un qualche cosa per risarcimento dopo 10 anni, dopo 3 anni, dopo 4 anni, nessuno potrà mai dimostrare il nesso tra causa ed effetto. Bravissimo. Dovete certificare che il bambino è sano, poi gli fate le vaccinazioni, io non lo farei, però fate le denunce, perché se loro non rispondono, poi non dovete far vaccinare nessuno, chiaro? Però dovete scrivere queste cose. Scusate, rimaniamo ancora in silenzio, dopo l'avvocato vi spiegherà tutto, certamente vi darà tutte le consulenze necessarie, perché è molto disponibile, io l'ho ascoltato varie volte ed è una persona straordinaria. E rimanete ancora in silenzio, dopo daremo la parola all'avvocato che vi spiegherà tutto. Il giorno più profumato, non funziona più, perché c'è acceso il microfono. Ascoltiamo anche il signor Fermiani, che è un esperto di denuncia. Bene, finalmente arriva il mio turno e spero di essere sintetico quanto basta, perché qui a far capire il marasma in cui siamo. Allora, vi do alcuni dati, perché per capire bene i termini del problema occorre inquadrare il problema. E il quadro di riferimento è essenziale per capire la dimensione del problema. Allora vi do qualche dato. Nel 1891 i morti nel morbillo erano 19.351. Salto quindi da vari anni intermedi per dire che nel 1911 erano 8.573. Nel 1941 erano 2.008. Nel 61 erano 221. Uno, 155. Questo tutto prima che fossero inventati i vaccini contro il morbillo. È chiaro? Quindi i vaccini contro il morbillo non hanno praticamente fatto quasi nulla, perché hanno portato la dimensione della problematica della mortalità annuale delle persone da 251 da 155, cioè a 0 del 2014. Basta, facciamo la situazione tra 19.000, 18.000, tanto 19.551 e il 2021, come diceva giustamente il mio caro amico Giorgio Vitali, qua a fianco in una delle sue performance su Facebook, ha detto che il bambino è stato sdominato dagli idraulici, e ci aveva perfettamente ragione. Non quindi la cassa dei medici, dobbiamo idolatrare, ma semmai la cassa degli idraulici. Può sembrare un paradosso, può sembrare una fake news, ma vi garantisco che questa è la sua realtà. Questi dati sono i dati del Servizio Sanitario Nazionale. L'esperienza di Semmelweis dimostra proprio il contrario, che Semmelweis faceva levare le mani ai suoi medici dipendenti e salvava le donne partorienti e gli altri no, e ci davano contro pure. Bisogna ricordare che molte delle morti che avvengono oggi avvengono per la salmonella dentro gli ospedali e non per le malattie che si vanno a curare. Ricordiamo che lo tempo, quindi non date retta alla mainstream della comunicazione del cavolo che fa gli interessi delle multinazionali, della finanza, delle farmaceutiche e quant'altro. Andiamo a posare i piedi per terra e cerchiamo di essere costruttivi, oggettivi. E quindi questo è un documento. L'altro documento di cui voglio parlare è che per arrivare al fatto
cavaliere, cioè... E allora, la signora Blasso, eccetera, eccetera, come si chiama adesso, dopo varie funzioni, Blasconiuni, eccetera, aveva una votazione mondiale della loro azione, che il 27 aprile del 2017 valeva $1,550. Il 16 maggio, dopo che se ne era parlato di tutte le temi istituzionali e non no, però scusate, scusate, ma signori, io non riesco a sentire niente. Ma che educazione è questa? Sedie che sbattono, porte, bambini che... Ma c'è ancora un conferenziere che deve parlare? Ma questo è rispetto ed educazione che chiediamo? No, non lo so io. Allora, ricapito l'essenza, cioè 27 aprile del 2017 la Glasso valeva la relazione €1,550. Il 16 maggio, appena dopo che erano giunte le voci che era in approvazione, anzi che era stata approvata ma ancora promulgata la legge, il decreto legge del 73 del 2017, l'azione della Glasso valeva €1,667,5, cioè €117,5 in valutazione. E che significa per vari milioni di azioni della Glasso giro per il mondo? Molti milioni, ma la cosa più importante non è tanto quella, questo è il diagramma delle votazioni che noi abbiamo denunciato ovviamente, ma la cosa più importante di tutte, e mi dispiace di non avere qui i dati esatti perché non pensavo di dover affrontare questo tema, a spanne, voglio ricordare che in questo contesto, quindi nel quadro generale in cui si inserisce questa legge, con tutti i discorsi che sono stati già esaminati, ma di quelli importanti, veri, quelli pragmatici per cui è stata emessa questa legge infame, è che ci sono in Italia tra i 0 e i 16 anni 9,6 milioni di cittadini che saranno vaccinati, complessivamente per 62 vaccinazioni ciascuno, per cui ne deriva, una cosa importantissima che non è stata rilevata, è che qui parliamo sempre di bambini, ma le vaccinazioni riguardano tutti i cittadini, questo non è stato detto da nessuno, cioè qui ci si parla di 55 milioni di cittadini che ogni 10 anni si devono fare 3 o 4 o 5 vaccinazioni. E quindi parliamo complessivamente di oltre 1 miliardo di vaccinazioni che valgono solo per il costo totale alla tasso di ciascun vaccino di circa €40 e poi €40 miliardi. E ogni anno più o meno altri 10 miliardi a seguire nell'anno zero e tutto qua. Quindi parliamo a costo realizzato e prodotto con tutti gli annessi e connessi corollari di circa €100 miliardi, cioè sicuramente di 5 leggi finanziarie. Avete capito? È vero che i vaccini sono gratis, ma sono gratis nella prima battuta, quando voi andate alla ASL a farvi vaccinare, ma tutti i cittadini, compresi i 55 milioni di anziani, pagano il primo anno €100 miliardi. Quindi avremo in più sul nostro bloccone €100 miliardi da dividerci in 62 milioni che saremo ora. Quindi questo per dire il raggiro truffaldino, infame, criminale, non so che altro aggettivo dire che non sia troppo osceno, che hanno messo in piedi questa genia di non riesco a trovare attributi abbastanza offensivi. Ma provocando il signor Gentiloni, Gentiloni, di dinastia di lunga fama, diciamo così, è uno dell'entourage che accompagna l'azione dei gesuiti nel corso della storia, a partire dal 1755. Ricordiamoci sempre anche il suo antenato, mi sembra bisnonno, che fece la legge infame
eccessivi anche in merito a ventennio prescritto, eccetera. E per tornare al discorso, io volevo parlare di un altro, tutt'altro argomento che avevo mandato in un abstract del tutto diverso, che parlava di del perché. Perché quando uno fa qualcosa deve avere anche un fine, no? Non lo basta del fiscale. Uno dei fini è quello che ho illuminato poco fa. Ma la cosa più grave è che il contesto è molto più arcano, molto più profondo, molto più grave, molto più dirompente e terribile di quello che si può immaginare. Chi ci rovinano le future generazioni, non solo non ci saranno future generazioni, ma molto peggio se non troviamo il modo di uscire da questo piccolo disordine. E allora voglio ricordare e noi per fare una serie di punti, perché questa serie di punti è sempre per capire la gradualità dell'azione. E allora il primo punto è stato quando, aspettate che non trovo più, è stato quando, allora noi oggi, questo dovrebbe saperlo un bel po' di gente anche qua, ci troviamo ai prologhi della quarta rivoluzione industriale. Noi che abbiamo più di 60 anni abbiamo avuto un'occasione più unica che rara di passare attraverso quattro diverse rivoluzioni industriali nell'arco della nostra vita. Io mi ricordo benissimo che ero un bambino, abitavo in Campania, quando arrivò per la prima volta la corrente elettrica e si accese una lumicino fioco, come quello che sta nei cimiteri. Ecco, per noi era una rivoluzione, perché prima la corrente elettrica non c'era. E da lì tutto quello che poi possiamo immaginare dell'evoluzione tecnico-scientifica nel corso degli ultimi 60 anni. Quindi per circa 13.000 anni la popolazione mondiale del genere umano ha vissuto in quel modo in cui io ho avuto modo di partecipare fino a quando ero piccolo, infatti. E quindi vuol dire che per 13.000 anni hanno fatto le stesse cose, hanno ragionato allo stesso modo, hanno avuto le stesse, più o meno le stesse leggi morali, ovviamente pensiamo per grandi blocchi continentali, è chiaro che i Maori avevano altre tematiche, altre forme parentali, eccetera, però per dire Maori, insomma. Quindi noi in Europa però nel corso degli ultimi 3 millenni almeno abbiamo avuto una morale molto simile, come diceva appunto l'amico Giorgio poco fa, e con la morale ci gestisce la società, perché attraverso la morale dominante e la cultura dominante hai il potere, hai il modo di gestire il potere, e poi però comunque si sviluppano anche culture subalterne che fanno comunque parte del sistema. Allora, per tornare a noi abbiamo vissuto quattro diverse rivoluzioni mondiali, ma la morale è rimasta sempre più o meno la stessa, soprattutto la morale dominante, quella del padrone, quella del potere. E quindi questo signore, questo potere, che ha dei nomi, non è che si chiamano chissà come, si chiamano Rothschild, Rockefeller, Warburg, Moses,
utenti normali hanno 10.000 terabyte di memoria. Non so se sapete che cos'è un terabyte. Un terabyte è 1000 volte un gigabyte, che è 1000 volte un megabyte, che è 1000 volte un kilobyte, che è 1000 volte un byte. Hai l'idea di che potenza di elaborazione hanno questi computer? E che cosa possono fare? Ormai si tratta solo di adeguare la tecnologia alla scienza dell'informatica, non cultura. Quindi questo sa dire che noi tra 10 anni non avremo più avvocati, non avremo più avvocati mai, come non avremo più professori universitari mai. Quindi non più macchine automatiche che producono, che ne so, i freni per le automobili piuttosto che lavatrici o altri meccanismi. No, avremo qualcosa che sarà sentiente, cosciente e replicante, e noi saremo perdenti. Ne parlava di queste cose il signor Immanuel Kant nel 1650. Quindi non è che per caso è arrivato a questa conclusione. Il golem di Immanuel Kant era qualcosa che era sfuggito al controllo del padrone, come anche Frankenstein è sfuggito al controllo del padrone. Anche questo, se noi non ci normiamo per tempo, e qui appunto che vi dico, ecco, vi faccio sapere che questo è importante che la gente lo sappia, che a marzo del 2016 la Commissione europea in tantissime sue sottocommissioni ha valutato questo fatto e ha imposto ai governi del 26 Stati 27, non si sa bene ancora quali